E bentornati sul canale delle Perle di Vale. Oggi nuovo video sulla Curio 2, questa bellissima macchina che la potete trovare sul sito di Simone www.creativamenteplotter.it. Oggi andremo a fare una laminatura, cioè andremo a scrivere. Io in questo caso userò un pezzo di pelle, di vera pelle, e andrò a mettere il foil e scrivere con la doratura. E devo fare un portachiavi per le mie borse, per la mia borsa, e quindi ho deciso per questa opzione. Allora, premetto, voi non vedete questa schermata perché dovete andare su impostazione pagine, mettere Curio 2 auto elettrostatico e il tappetino di trascinamento della Cameo 30,5 x 30,5, perché io andrò a mettere mio materiale sopra questo tappetino perché ha molta colla e la pelle aderisce meglio. Quindi, quando andrò a tagliarla, perché io faccio la scritta e il taglio, quando andrò a tagliare non mi si sposta. Quindi io vi consiglio, se dovete scrivere come me su un pezzo di pelle, vi consiglio questo. Poi io ho piacere di avere questi quadrati di riferimento proprio per vedere dove andrò a posizionare il mio lavoro. Detto questo, scusate, io ho messo anche i righelli, quindi per vedere i righelli, io sto usando la Business Edition di software, che io consiglio vivamente a tutti perché è molto completo, in più ha molte icone, molte opzioni che la Edition non ha. Però quello più importante, come i righelli, ci sono. Però, detto questo, io per andare ad attivare tutto quello che vedete, io ho messo righello. Ho attivato tutte queste opzioni. Poi vedete qui è selezionato quadrato, perché se io metto isometrico non va bene per quello che devo fare io, e metto quadrato. Poi qui potete decidere la spaziatura dei quadrati, però io la tengo in questa maniera qua. Ora andremo a farci il disegno. Io voglio fare un portachiavi a cuore. Premetto, qui c'è il cuore, però io questo viene troppo in punta, quindi non voglio farlo così in punta, perché quando andrò a cucire dopo la punta mi viene male. Quindi mi vado a costruire il mio cuore partendo da due cerchi, uno e due, in questo modo. Poi seleziono tutte e due e vado nella finestra modifica e faccio salda. E qui abbiamo fatto un pezzo. Non ha importanza se uno è molto più grande o uno è molto più piccolo, perché va bene uguale. Poi elisse, e mi costruisco un'elisse, quindi già un po' di punta. E faccio salda. Ora prendo questo, vedete, mette tutti questi puntini per andare a modificare
Questo qui. Lo togliamo, cancelliamo. Questo lo cancello per farlo dritto. Ok. Vedete che già inizia a prendere. Questo lo cancelliamo. Questo lo cancelliamo. Questo lo cancelliamo. E questo lo cancelliamo. Ora, vedete? Anche questo lo cancelliamo. Anche questo lo cancelliamo. Ok. Anche questo lo cancelliamo. E cerchiamo di farci un cuore. Ok, e così mi piace. Ora cosa faccio? Mi sembra un po' troppo grande, quindi lo facciamo un po' più piccolo. Allora, siccome io andrò a tagliare, quindi faccio lo duplico e lo metto Prendere. sotto la scritta, io metto le perle di Vale. E prendo la finestrella, vedete, dello stile testo e metto, seleziono il testo e faccio questo perché io ce l'ho, voi scegliete il font che più vi piace. Lo rimpiccioliamo un pochettino perché mi sembra tanto grande e sotto scrivo fatto a mano. Anche qui, anzi metto la F grande, anche qui seleziono, metto boboli, dov'è? M qui, boli, e metto un po' più molto basso perché mi sembra tanto grande. Allora. Proviamo un 48, no, proviamo un 24, troppo, quindi facciamo un 36. 36 può andare bene, ok. Mettiamo un po' più giù e ora per fare la scritta, perché se noi lasciamo così la penna andrà a fare soltanto i contorni. Io invece voglio la scritta piena. Quindi come faccio? Vado su quest'icona qua, vedete? C'è scritto apri pannello strumenti speciali, metto la penna stampa a caldo e qui mi dà una serie di riempimenti. Potete scegliere qualsiasi riempimento. Per esempio, se metto qui nessuno, questo non riempie, questo, scusate, sono io. Facciamo così, seleziono e faccio raggruppa. Allora, questo è niente, questo è un riempimento con linee, vedete? E può andare anche bene, però quello che a me piace più di tutti è questo, la griglia. Perché dà più colore, non ha importanza, però io metto sempre questo. Ok, fatto questo, dobbiamo ricordarci che però quando andiamo a dare l'invio
via alla nostra macchina, questo non deve venire scritto, mi raccomando. Quindi dobbiamo far sì, ora accendo la macchina, qui dopo dovremo andare a togliere, a disabilitare il nostro cuore. Poi vi faccio vedere come fare quando abbiamo messo su il nostro foglio, la nostra pelle e quando abbiamo messo su la nostra penna. Ora vi faccio vedere dall'altra parte Come come vedete, fare. questo è il kit per il foil e qui dentro abbiamo due punte. Abbiamo due punte e due rotolini di foil. Questo è il washi tape, io lo chiamo così, è quel nastro adesivo che attacca appena, che si stacca benissimo, per attaccare poi il foil alla nostra pelle. Qui abbiamo due punte, una un po' più grossa e una un po' più sottile. Io userò questa, se no uso la più sottile. Ok, quindi fatto questo, inserisco la penna nel carrello 2. Come vedete, qui ha degli elementi che vanno inseriti in questi fori qua, quindi deve calzare alla perfezione il nostro carrello. Date una spinta giù per essere più sicuri e agganciate. Come vi ho detto, io uso il tappetino della Cameo. Io avevo la Cameo Plus, quindi ho dovuto tagliarlo il tappetino, però potete usare chi ha la Cameo normale può usare quello perché l'area di lavoro è 30x30. Questo non mi serve perché andrò a fissare questo alla macchina in questo modo con del nastro carta. Quindi andiamo a fissarlo così. Tranquilli perché il nastro carta non rovina niente. Ok, una volta che abbiamo fissato, dobbiamo mettere il nostro foil. Poi vi faccio vedere anche dal software per riscaldare la penna, perché quando sarà riscaldata, questa sarà rossa quando l'attiviamo. Ancora non l'ho attivata. Io decido di fare color oro. Quindi prenderò il foil oro e con il washi tape andrò a metterlo su una parte sola. Quindi devo cercare di vedere dove è posizionato nel software. Io vi ho fatto vedere che ho messo tutti i quadrati in corrispondenza a questo, quindi è più facile posizionare il materiale. Quindi ora vado nel software a vedere dove ho posizionato. Il mio foil, un pezzo. E dovete anche tenere conto dove andate poi a mettere lo scotch, eh? Quindi andrò a posizionarlo in questa maniera qua. Ok. Andiamo a posizionarlo
abbiamo detto l'inizio del secondo. No, giù nel secondo, così. Ok, prendo il washi tape e vado a bloccarmi in questa maniera. Così. In modo che non mi si sposti quando andrò a scrivere. Tenete bello teso. Ok. Ok. Bene, ora vi faccio vedere dal software come attivare. Ci vediamo dall'altra parte. Allora, io ho disattivato prima per farvi vedere, per spostare, quindi vi faccio vedere. Di solito abbiamo una finestrella dove dice attiva ora la penna, ma in caso questa finestrella non l'avete, non fate altro che andare sul carrello 2, perché vi ricordate abbiamo messo sul carrello 2, e vedete questa icona qua, facciamo, vedete, fai clic per attivare penna termica. Ora la penna è diventata rossa e si sta riscaldando. Intanto facciamo, togliamo questo perché non vogliamo nessuna lamina, quindi lo disattiviamo, e anche questo perché altrimenti andrebbe a scrivere sopra, e lasciamo attivato solo la scritta. Ora vi faccio vedere, io ho già fatto un'impostazione, ma rifacciamo per farvi vedere come si salva un'impostazione. Quindi andate su altro, vedete che avete questa questo più, cliccate su più e questa volta facciamo, vabbè, taglio su pelle 1. Selezioniamo la macchina, si apre carrello 2, su questa icona qua, sempre su questo più, se clicchiamo vediamo aggiungi azione laminatura, e abbiamo qui la laminatura. Questa non ci serve, togliamo e lasciamo solo laminatura. Forse la forza possiamo anche mettere 16 e facciamo salva. Qui abbiamo salvato la nostra. Ora chiudiamo. Se andiamo in questa finestrella qua, vedete che andiamo a scorrere in fondo e vedrete la nostra, la nostra opzione salvata. Taglio su pelle 1 e metto. Facciamo rinomina, rinomina, laminazione su pelle, azione su pelle, ok, sempre e salviamo. Quindi dobbiamo rifare, mettiamo sul carrello 2. Laminatura è venuta, e adesso facciamo salva. Quindi abbiamo rinominato, perché dopo andrò a fare il taglio su pelle, quindi questa è la laminazione. Bene, detto questo, vediamo se è pronto. Chiudiamo qua e ci dice che è pronto. Quindi mi raccomando, non selezionate il cuore, quindi lo fate nessuna lamina. Qui invece facciamo lamina, ok? E diventa blu. Bene, ora se do invio, adesso accendo e vi faccio vedere. Ora do invio e vedete
Vediamo, carica, qui vi fa vedere come fare, ve l'ho già fatto vedere l'altra volta. Io vado avanti, avanti, e vi dà tutte le freccette, ok? Qui dice rilevamento automatico dello spessore, io attivo sempre perché lui, come ho detto nel video di presentazione, vi vede già, diciamo, lo spessore del nostro materiale e facciamo invia. Ok, ora ha finito e andiamo a vedere come ha scritto. Vedete? È venuto benissimo. Guardate. Vedete? Ora andrò a dare il taglio, quindi lascio qui tutto come sta, cerchiamo di fissarlo bene, anzi forse lo fisso bene anche con il nastro carta, sì, sono più sicura che stia fermo, ok, e andiamo a tagliare un po' di nastro carta, anche se c'è la colla, ma io per sicurezza. Ok, ora andiamo dall'altra parte e vi faccio vedere come settare. Bene, ora dobbiamo andare a tagliare, quindi dobbiamo andare a cambiare la lama, invece di mettere la penna per laminare andremo a mettere la rotary. Ora la inserisco per farvi vedere che me la riconosce. Sempre nel carrello 2, mi raccomando. Vedete? Lama rotante rilevato. Ora dobbiamo andare a dire che questa non me lo deve tagliare, ma questo deve fare il taglio e questo deve fare il taglio. Ok? Fatto questo, ora vi faccio vedere come settare il taglio. Allora, io ho già fatto taglio su pelle, però mi sono accorta che nella prova che ho fatto mi ha un po' lasciato un po' di frange, quindi rifacciamo l'impostazione, quindi carrello 2, togliamo laminatura e lasciamo taglia, anche perché qui vedete oddio, scusate, nel carrello 2 andiamo a intanto, scusate, intanto ci facciamo un nuovo materiale e qui lo rinomino taglio pelle. Oddio. Rinomino taglio
taglio pelle, ok, curio, carrello 2, andiamo a in questa icona qua e mettiamo aggiungi azione taglio rotante. Questa la rimuoviamo. Allora, taglio rotante, quindi mettiamo forza, io faccio anche 20 e accelerazione lascio così come sta, passi ne facciamo 2, magari metto forza, proviamo, 25 e facciamo salva. Ok, ora andiamo, ci chiudiamo qua, andiamo nel materiale e andiamo a metterci la nostra impostazione taglio pelle. Qui vedete forza 25 e passi 2 e diamo invia. Ora accendo di qua. E do invia. Mi dice sempre la stessa cosa, che dobbiamo caricare il, io adesso non sto a farvi vedere tutto bla bla, però qui dopo vi darà tutte le spunte verde e facciamo invia. E ora mi andrà a tagliare. Ed ecco che ha finito. Ora andiamo a togliere i pezzi e vediamo come sono venuti. Io premetto, l'ho fatto così grande perché poi andrò a cucirlo a macchina e quindi un pezzo mi viene tolto, altrimenti sarebbe troppo grande come come portachiavi, eh. Però dopo, andando a cucire a macchina, mi si toglie, vedete? Togliamo la nostra carta ed ecco qua i nostri pezzi tagliati, vedete? Oh, scusate, vedete? Questo è venuto benissimo, scritta sulla pelle. Bene, ora andrò a cucirlo, come ho detto andrò a cucire a macchina, quindi verrà comunque una sorta di un centimetro, poi viene diciamo un cuore normale. Vi farò vedere a lavoro ultimato. Ecco qua il nostro cuore già finito. Come vedete la doratura è venuta perfetta. Io ho scelto questa pelle morbidissima perché è la pelle con cui sto facendo una borsa ed essendo molto morbida sono riuscita a cucirla a macchina, ma se voi avete la pelle più dura vi conviene fare magari il cuore un pochettino più piccolo e fare la cucitura a festone. Io ho optato per la cucitura così perché, come ripeto, era morbidissima e poi mi piaceva di più per la mia borsa. Andrò a mettere poi l'anellino per mettere le chiavi e attaccarla alla borsa e niente. Io spero di essere stata abbastanza chiara, vedete? Se c'è qualche cosa
che volete chiedermi o sapere, scrivete nell'info box. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati dei nuovi video che farò. Andate sul sito di Simone e vedrete che ha tantissime cose molto belle, a partire dalla Curio 2. E niente, io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!